Mio padre mi raccontava che le sirene vivevano nelle acque intorno all'isola. Si sedevano sugli scogli a pettinarsi i capelli. Sì, mi rispondeva, ma il loro compito principale era salvare le persone. Ed era vero. Alla fine le sirene sono venute da me e mi hanno salvata. Sto tornando a casa. La donna che voleva nuotare con le sirene. La donna che voleva essere libera. Dottor Sullivan. Sì, sì, mi ricordo, sì. Sta bene? D'accordo, oddio, tua madre ha avuto un incidente. Quest'ora? A quanto pare sta bene. Pronto? Cos'è successo? È in ospedale, ha perso un dito. Possono riattaccarlo? Mi scusi, il dito possono riattaccarlo? Non lo trovano. Che significa non lo trovano? Beh, vai da lei, vai. A che ora è il traghetto? Alle 11. Che buon profumo. Ho preparato delle stupende uova con salsiccia. Saresti stato un ottimo cuoco da fast food. I miei pazienti la pensano come te. Andrai in ospedale? No, Kate ha detto che la portano a casa oggi. Fino ad allora non avevo capito cosa volevo davvero. Me lo devo ricordare. Chiamami appena arrivi. Ora avevo una buona ragione per andare via. Una pausa dalla vita. Mi scusi, lei è dell'isola? Sono cresciuta qui, sì. Cos'è quella costruzione? Oh, è l'abbazia di Santa Senara. I monaci organizzano visite. Non perdetevi il trono della sirena, è davvero speciale. Grazie. Solo per un paio di giorni. Ah, hai portato pochi vestiti. Benny, dai, smettila. Ciao. Benny, la figlia di Kate, era mentalmente disabile, ma aveva una dote particolare. Leggeva il pensiero di Max, il cane dell'isola, che apparteneva a tutti e a nessuno. Sai, quella laggiù è una macchia di sangue di tua madre. Prendile la valigia. Allora, tesoro, cosa pensa Max in questi giorni? È solito, dammi una grattata alle orecchie. Scordati che andrò a prendere quello stupido bastone. Benny aveva anche delle premonizioni. Shem! Ciao! Ciao, Jessie! Dove sei stata finora? Gli Halibut ti aspettano! Sono tornata! Bene! Ehi, ma qui non c'era il mercato del pesce? È il negozio della mamma adesso! No! Volevo chiamarlo Pinnadoca, ma tua madre me l'ha bocciato. Non ha mai avuto il senso dell'umorismo. Non è vero, signorina? È un negozio di souvenir. Una trappola per turisti o per uomini. Un giorno entrerà un uomo stupendo per comprare un souvenir delle sirene e io sarò lì. Il racconto della sirena. Un nome dolcissimo. Un monaco! C'è un monaco! Signor Monaco! Come sta, padre Domino? È sempre lo stesso. Il solito cappello di paglia, i soliti indovinelli. Dove li prenderà Signor mai? Monaco? Allora, Kate, che cosa è successo al monastero? Mamma era in cucina e poi... Dimmi. Ascolta, Jessie, ti dirò la verità. Non è stato un incidente. Non volevo dirtelo per telefono, ma tua madre era al monastero e si è tagliata il dito di proposito. Ha preso la mannaia e l'ha tagliato. I dottori pensano che c'entri con la sua insonnia. Oh mio Dio, è impazzita allora? No, niente affatto. È tormentata, è diverso. Van Gogh si è tagliato l'orecchio. Pensi che fosse matto? Certo! Si è tagliato un orecchio. Un sacco di persone di cultura trovava che fosse solo tormentato. E cosa tormenta mia madre? Tuo padre, no? Mio padre è morto da molto tempo, Benny. Forse un altro.
casa, è la tua casa! Sì, con sé! Sì. Quando vidi per la prima volta quella santa nella vasca, dissi: mamma, dovresti nasconderla. Oh, rotta! Vinia! Una vera isolana! Sei tornata, sono finalmente! Una comia, non sono più. Anche Hepzibah era una comia. Trapiantata nella Carolina del Sud, aveva portato con sé la cultura golla. Jesse, tua madre è in casa. Se ti dice che i pesci volano, annisci e dille che va ha bene. Ragione. Alcuni volano, l'ho visto sul libro. Ti spiace riportarmi in paese, Cat? Sì, certo. Chiama, informaci su come sì. sta. Va bene. Ehi, un momento, dov'è il dito? È saltato fuori, nel vasetto della maionese vicino al letto. Oddio. Benny! Così, brava. Mamma? La casa era un museo degli anni 50 e 60. Mamma? Sembrava che dalla morte di mio padre il tempo si fosse fermato. Mamma! Se mia madre non era in casa, l'avrei trovata nel monastero dove lavorava. Mamma! Gesù, Giuseppe e Maria. Mi hai spaventata a morte. Cosa ci fai qui? Ti cercavo. Beh, mi hai trovato. Che stai facendo? Credo che la cosa non ti riguardi. Sei scappata senza neanche aspettare che entrassi in casa. Ah, per amor del cielo! Senara era molto in basso nella scala gerarchica dei santi. Ma mia madre era una delle sue devote più ferventi. Mamma, tu non stai bene. Ti sbagli. Credimi, sto benone. Mamma, ti sei tagliato un dito. Io e mio fratello Mike veneravamo la santa preferita di mamma in altri modi. Carina, eh? Sì. È bellissima anche questo. Alcuni trovarono divertente il nuovo look, ma non mia madre, che ci fece recitare l'atto di contrizione più volte al giorno per una settimana. Non ho chiesto perdono oggi. Ricorda che sei polvere e che polvere un giorno ritornerai. Ecco, adesso sei perdonata. Vuoi seppellire il tuo dito? Voglio solo metterlo in un buco e coprirlo. Si chiama sepoltura, mamma. Mamma, dimmi per quale motivo ti sei fatta del male. Spiegami perché. Tuo padre. Sì. Padre Dominic. Padre Dominic, sì, che cosa? Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Nell? Allora, come sta? Sto bene. Sono venuta a trovare la mia santa. Salve. Sono la figlia di Nell, Jesse. Sono fratello Thomas. Sullivan. Coraggio, mamma. Andiamo. E quella fu la prima volta che lo vidi. E ora chi cucina per fratello Timothy? Oh, non è capace. Ha preparato un pasticcio misterioso. Confesso che preferisco il digiuno. Non temete, tra pochi giorni tornerò Mamma, in cucina. Ci vuole tempo per guarire. Soccomberemo allora. Non ho ricevuto il perdono, lo sa. Oh. Mi darebbe la benedizione. Certo. Grazie. Mi spiace per l'incidente. Abbiamo pregato per lei a messa. Mia madre è quasi un mistero. Però al monastero avremmo dovuto
prevedere quello che sarebbe successo. Siamo con Nell ogni giorno e nessuno ha mai capito che fosse così. Tormentata. Disperata. Mm-hmm. Lei da quanto tempo è qui? Quasi 5 anni. Oh. I voti definitivi li pronuncerò tra qualche mese. Oh. Beh, grazie. Iniziò tutto in autunno. La sensazione del tempo che passa. Lo smarrimento. Il mio studio a casa è un posto fantastico. Mia figlia Dee lo chiama il mio rifugio. Entrambe sappiamo perché. Mamma, ho saputo della nonna. Mi ha chiamato papà, sta meglio? Sì, ma è ancora a letto. Come va la scuola? Il mio club ha sponsorizzato la battaglia coi cuscini. C'erano 312 persone nel campo e le piume volavano dappertutto. È un record mondiale. Ecco dove finiscono $30,000 di retta annuale. Bene. Ascolta, a proposito della nonna, non è stato un incidente. Ho saputo che si è tagliata il dito di proposito. Oh, mamma, è terribile. Sì, lo so. Ma perché l'ha fatto? Non vuole dirmelo. Papà lo saprà, è uno strizzacervelli. Non l'ho ancora chiamato. Mamma, sai l'ultima volta che sono andata a trovarla? Volevo sedermi sul trono della sirena e lei si è infuriata urlando delle cose. Che genere di cose? Ora non ricordo, la cappella era vuota. Volevo solo fare la sirena, sai. Sono sempre stata affascinata dai monaci, dalla devozione e passione che hanno per la vita e il lavoro. Li invidio molto. La sirena a Senor si era sentita attratta da un monaco. Così mi aveva raccontato mio padre. Nuotò in direzione del monastero, ma un abate scaltro trovò la sua coda tra gli scogli e la nascose. Secondo mio padre, il suo fu un destino tragico, avvolto nel mistero. Da Asenora a Senara, la santa. Senza la coda, non fu più in grado di tornare in mare. E questo le fece perdere la ragione. Pronto? Ciao, sono io. Perché non mi hai chiamato? Hai parlato solo con Dee. Ho cercato di chiamarti. Però non hai lasciato messaggi. Come sta? Hanno cercato di riattaccarlo? No, lo teneva nascosto. E ieri l'ha seppellito. Oh, dovrebbe vederla uno psichiatra. Portala in città, io cercherò... No, 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 devo parlare con padre Dominic. Ha accennato a lui e a papà. Jesse, è una storia complicata. Voglio dire, non penso proprio che sia solo questione. In effetti mi sta spaccando la testa, ma saprò gestirla. Non voglio che tu venga. Cerco di aiutarti. Sentivo che mi stavo allontanando di nuovo. Interrompevo la comunicazione di nuovo. Va bene così? Sì, quasi, continua. No, aspetta. Oh, non è giusto, la tua è più leggera. Ho combinato un pasticcio. Sì, è aggrovigliato. Ecco fatto. Cosa c'è? Ti dà fastidio che non mi serva il tuo aiuto? Non essere ridicola, cerchi di provocarmi. Ma che cosa ti è preso? Io... Proprio non lo so, dottore. Devo andare. Che cosa mi succede? Jesse? Cosa c'è? Non riesco ad allacciarmi la gonna. Magari non avresti dovuto tagliarti il dito.
So che il mio gesto può sembrare folle. Solo un po'. Sto cercando di capire, mamma. Come stanno Hugh e Dee? Bene. Sai, l'altro giorno in giardino... Hai notizie di tuo fratello? No. Nemmeno io. L'altro giorno in giardino, quando ti ho chiesto perché ti sei ferita, tu hai accennato a padre Dominic e a papà. Ora è troppo stretta. Oh. È stata una voce a dirti di farlo, forse la voce di Santa Senara. Sento una voce anche adesso. Mamma, cosa ti dice? Dice che dovresti fare subito le valigie e tornartene a casa. E allora fasciati da sola. Ho migliorato. Da quanto tempo sono qui? Sì, Benny aveva ragione. Ho portato pochi vestiti. Toc toc. Chi è? Zoom. Zoom chi? Lo Zoom che aspettavi. Ciao. Il racconto della sirena. Sei uno scrittore. Di best seller e il primo in classifica al negozio di Kit. Ma non vorrei peccare di vanità. No, non direi proprio. Me lo firmeresti? Con piacere, Jessie. Grazie. Come sta Nell? Lei sta meglio. La mano sta guarendo. Ma quello che mi chiedo è... perché l'ha fatto? Già, perché? No, io lo chiedevo a te. Tu conosci il motivo? Tua madre ti ha fatto capire che io ne so qualcosa? Beh, ha fatto il tuo nome e quello di mio padre. E allora? Magari ti ha detto qualcosa durante la confessione. Se Nell ha deciso di mantenere un segreto, forse dovremmo rispettarla. Mi ha fatto piacere rivederti. Anche a me. Ho sempre associato il trono della sirena a mio padre. Era uno degli uomini che lo trasportava durante la lunghissima processione dalla chiesa al porto. Lì, una volta all'anno, c'era la solenne benedizione delle barche. Ma perché il trono aveva sconvolto così tanto mia madre? Le farei da cicerone, ma fratello Bede, la nostra guida, si offenderebbe. Lui è molto meglio. Conosco la storia, sono del posto. Oh, capisco. Lei ci crede, padre, al potere del trono della sirena? Beh, ha salvato l'isola di Ygritte, non solo dalle tempeste, ma anche dai campi di golf, quindi... Le persone vengono ancora a sedersi sul trono? Sì, arrivano dei pellegrini ogni tanto, sulla sedia a rotelle o con la bombola dell'ossigeno, ma per lo più sono turisti che esprimono desideri, sperando che si avverino. Meglio che vada. Avevo ascoltato il canto dei frati un migliaio di volte. Era come un'evocazione. Ma questa volta era diverso. Mi attirava in un modo che prima non avevo mai provato. Era come se stessi fluttuando. Stavo uscendo da me stessa. Avvocata nostra. Mi spaventai. A nostro
felice che tu sia qui. Del caffè nero con cicoria e cannella. Grazie. Questo teschio di tartaruga è di mamma? L'ho trovato io. Io, Kate e tua madre lo teniamo a turno. È magico. Aiuta chi ha dei problemi. Come va a scuola? Sono in pensione dall'anno scorso. Davvero? Ora sono volontaria dell'associazione storica. Organizzo gite. Ma ci parli con tua madre? Non abbastanza, evidentemente. Come sta? Ce l'ha con me. Continuo a chiederle perché si è tagliata il dito. E lei che dice? Perché si comporta così? Hugh vuole che la porti da uno specialista. Ma io non so che cosa fare, non lo so davvero, giuro. Sì, ma tu, Jessie, tu come stai? Non stiamo parlando di me. Cosa ti succede? Forse è lo stesso malessere di tua madre. Perché ci hai messo tanto a tornare? Non hai risposto alla domanda. No, sul serio. E comunque, scusa, cosa ti fa pensare che io non stia bene? Andiamo. Credi che io sia cieca? Perché te ne sei andata? Hai visto com'era cambiata mamma dopo la morte di papà? È un'altra persona. Le è venuta l'ossessione della religione e di tutte quelle storie. Credo che il tuo malessere e quello di tua madre abbiano la stessa origine. È dovuto a un profondo sconvolgimento. Non è sempre negativo. C'è un'antica pratica ghoul. Si va in un luogo sacro e si medita sullo stato della propria anima. Lo chiamano viaggio perché si viaggia nell'interiorità. Ecco. Tienilo tu per un po'. Ecco, fratelli, ponete attenzione, ve ne scongiuro a ciò che dice Cristo. Come va la tua mano? Non mi piace il tè alla menta, sa di dentifricio. D'accordo. C'è una busta per te. Da parte di fratello Thomas. Mia sorella e mia madre. Non fece forse la volontà del padre la Vergine Maria, la quale per la fede credette, per la fede concepì, fu scelta perché da lei la salvezza nascesse per noi tra gli uomini e fu creata da Cristo prima. Sono una temporeggiatrice di grande talento. Non c'era motivo per leggerla. Ciao, sono io. Volevo salutarti e... Scusa se ti ho fatto arrabbiare. Mi chiedevo quando tornerai. Non è molto divertente stare da soli. Mi manchi. Chiamami. Ti amo. Jessie, spero di non essere troppo presuntuoso a scriverle, ma mi chiedevo se le andava di fare un giro in barca. Gli aironi non sono molti, ma ho appena intravisto una colonia di pellicani bianchi che sono molto rari. Sarò al porticciolo domani alle 2 e sarei contento se si unisse a me. Sì, padre Dominic. Dicono che sono caduta in disgrazia. Sono gentili. Ma non è vero. Sono proprio sprofondata. Credevo che non venisse. Mi sono persa i pellicani bianchi? No, in realtà ho solo intravisto i pellicani. Non le prometto che li vedremo. A posto? Sì. Ha firmato la lettera Whit. Devo chiamarla Whit o fratello Thomas? Sono anni che non mi faccio chiamare Whit. Non mi dispiacerebbe sentirlo di nuovo.
Pellicani bianchi non si immergono per mangiare come gli altri. Davvero? Non lo fanno. Formano un grande cerchio e poi, ecco, intrappolano tutto il pesce al centro. Un lavoro di squadra. E questo è il suo hobby? No, è il mio lavoro. Sul serio? Sono il frate ornitologo. Controllo i volatili per il Dipartimento delle Risorse Naturali. Beh, qualcuno deve pur farlo. Beh, interessante. Sì, infatti. Una capanna, è sua? La uso per leggere e meditare. A essere sinceri, più che meditare, là sotto ci dormo. È davvero un posto incantevole. Ah, trova. Beh, può venirci quando vuole. Grazie. Cosa faceva prima? L'avvocato. L'avvocato? Avvocato diventa monaco, un bel cambiamento. A cosa è dovuta la svolta? Un tir ha investito l'auto che stava guidando mia moglie. Mi dispiace. Mia moglie, Linda, era incinta di 7 mesi. Tutti pensano sia venuto qui per sfuggire al dolore e per dimenticare. Io invece credo di correre incontro a qualcosa. A Dio? Sì, quando vengo qui, ecco, mi sembra che il mare, tutto il creato, siano una danza che sta compiendo Dio e noi siamo chiamati a parteciparvi, ad amarla e alla fine ad annullarci in essa. La riporto indietro. Certo. Mi spiace, ma devo fare il giro di tutte le colonie. Guardi. Sono un uomo di parola. Mi sentivo così attratta da quell'uomo. È difficile da spiegare. Ciao, come va? Domani torno a casa. E tua madre come se la cava? Troverò qualcuno che stia con lei. Ho voglia di vederti. Sai, Bugs è mio amico e gli piace il pollo. Vorrebbe più pollo. Ah, Jessie, mamma dice che sei stata maleducata. Ciao, Benny. Cosa ho fatto di così terribile? Non ti sei più fatta viva, a parte una sola telefonata. Ti occuperesti di mamma finché non trovo una badante da portare sull'isola. Quanta fretta. Ho un piano perfetto che fa il caso nostro. Che? E da cui dipende la sopravvivenza di tua madre. Pranzo al mare sabato. Dopo te ne puoi anche andare, ma al pranzo ci devi essere. L'hai tenuto tutti questi anni? Lo ricordo ancora, sai. Eri una bambina triste quando hai fatto questo disegno. Ecco. Puoi anche tenerlo. Prendilo. Ti prego, è vecchio e deprimente. Non lo venderò mai. Grazie. Sabato pranzo al Seahorse. Dille che ci sarà anche il Papa. Sì, contaci. Non fare le valigie, non partirai. Perché continui a insistere? Perché so tutto e credono che sia stupida. Io no. Vuoi sapere un'altra cosa? Meglio di no. Allora tappati le orecchie perché te lo dico. Tu ti sei innamorata. Ciao, Benny. Ciao, Jessie. Come vuoi, Benny? Rispondi. Ah, bene, sei in contemplazione, fratello Thomas? Stavo pensando alla preghiera di Merton. Mio signore, non so dove sto andando. Non vedo la strada davanti a me, non so dove mi porterà. Ah, cielo. Padre, le spiace confessarmi. Non sono il tuo confessore. Ma d'accordo, ho già perso la messa, ti ascolterò.
Perdonami, padre, perché ho peccato. Sono 2 giorni che non mi confesso. Non ho fatto che pensare a una donna da quando l'ho vista la prima volta nel Giardino delle Rose, seduta ai piedi di Santa Senara. Padre, credo proprio di essermi innamorato. Fratello Thomas, questa è una prova dell'impegno che hai preso davanti a Dio. Prega per le risposte che ti sfuggono in questo momento critico. Il mio consiglio? Abbraccia il Vangelo, non la donna. Mio padre desiderava tanto una pipa. Ma mia madre non mi ha mai permesso di regalargliene una. Non voleva che fumasse. Io però gliel'ho regalata lo stesso. Alcune sirene hanno code di pesce. Per la festa del papà. Altre invece hanno ali e piume. Non sono animali cattivi. Perché richiamano i marinai sugli scogli? Le sirene non sono sempre cattive. Un tempo erano le dee del mare. Portavano i messaggi dagli abissi. Erano come gli angeli, ma non scendevano dal cielo, salivano dal mare. Portavano messaggi di salvezza. Riesci a vedere le sirene, Jesse? Sono là sotto. Messaggi di salvezza. Quali messaggi potevano portare sulla mia povera madre così tormentata? Vuoi farti prendere in giro da tutti? Credi che la gente già non parli di me, di Benny o di Epsiba, che veste più africano degli africani? Scusa, ma così si vestivano anche mia madre e mia nonna. Mangiamo qualcosa di buono e dirai sì, questa è la famosa mano senza dito, guardatela bene. È un bel cagnone, lo sai, vero, eh? Sai? Benny! Trovo così noiose le bende bianche. È sempre un piacere vederti, Nella. Sei bellissima. Ah, non esagerare, Shem. Gamberetti fritti per tutti. E delle limonate. E 5 limonate. Sono stata al monastero. No, stanno invecchiando tutti quei monaci. Scommetto che là dentro l'età media è 95 anni. A parte fratello Thomas. C'è un negozio di souvenir, l'avete visto? Sì, aiuta a pagare le spese. La trovo un'ottima idea. Mamma, mi sono seduta sul trono della sirena. Mio padre si sedeva sul trono, mi prendeva in braccio e mi raccontava la storia di Senara che usciva dal mare. A proposito di fratello Thomas, mi ha detto che l'unico motivo per cui lo tengono è che il sole è in grado di salire sulla scala a cambiare le lampadine. Guardate, Hugh! Hugh! Ciao! Hugh. Avete già ordinato? Buongiorno! Ciao, come stai? Bene, e tu? Benissimo. Ciao. Rubo una sedia. Ok. Avevo deciso di tornare a casa. Come ma stai? Poi quel pranzo mi sono dimenticata di chiamarlo e... Hai gli occhi tristi. Non avevo scuse. Quanti frati ci sono nel monastero? Sembrano così tanti. Dovranno riprodursi. Come hai fatto a trovarci? Paese piccolo. Tua madre sembra in forma, almeno esce, sta con la gente. Hai parlato con Mike? Beh, gli ho lasciato un messaggio, ma non ha richiamato. Ti immagini se tua madre sapesse che è buddista? Perché sei venuto? In che senso? Oggi. Perché sei venuto? Per riportarti a casa, per vedere Nelle. Dovevi tornare ieri. Perché non mi hai avvertito? Ma che cosa? Perché non mi hai chiamato tu per dirmi che restavi? È stata una sorpresa. Non mi farti... piacciono le sorprese. Non voglio essere sorpresa. All'improvviso prendi e sparisci. E se ti chiamo io ti dà sui nervi. Che cosa ti prende? Voglio stare un po' da sola. Tutto qua.
perché. Insomma, vuoi la separazione? No, non voglio la separazione. Voglio soltanto stare da sola per un po'. È questo che vuoi? Senti. In Africa, i Sonj dicevano, un giorno sorgeranno due soli. E quando si incontreranno nel cielo, sarà la fine. La fine del mondo? Tutto finisce, fa parte della vita. Qualcosa finisce e inizia qualcos'altro. La mia vita era sempre stata racchiusa nella tranquillità domestica. E io l'avevo distrutta. Nel cielo. I due soli stavano per incontrarsi. Hepzibah, ciao. Puoi prestarmi la barca? Hai bisogno di viaggiare?
così che ti chiami? Hepzibah. Lei mi chiama così. Significa nata qui, nella cultura gulla che viene dall'Africa. I Komias sono gli stranieri, come te. Vieni qui, mia Binia. Come hai fatto a lasciare questo posto? Non credo di averlo mai lasciato. Perché? Mi spiace, devo tornare per i vespri. Mio padre morì sulla sua barca. Ci fu un'esplosione e fu colpa mia. Gli avevo regalato una pipa per la festa del papà e nessuno me ne ha mai parlato, ma io so che fu la mia pipa a causare l'esplosione. Ogni punto di quest'isola mi ricorda mio padre. Per te non è duro tornare indietro? Sì. Sei pentita? No. Dove tutte le scale cominciano, nella sudicia bottega di rigattiere del cuore. Gli ho detto che non avevo rimorsi. Ma non sono sicura che fosse vero. Anzi, non era vero per niente. Tutto il monastero è in esultante trepidazione per quel che c'è nelle pentole. Bentornata, Nelly. Non posso lasciare che fratello Timothy minacci la digestione di tutti. Burro. Sale. Si è svegliata stamattina e ha deciso che doveva venire qui a cucinare. Buongiorno. Oh, fratello Timothy, va a riempire le brocche d'acqua e a controllare le saliere nel refettorio. Volevo aiutare Nelly. No, grazie. Non è necessario. Toc, toc. Chi è? Giura, Nelly. Giurare cosa? Giura che un giorno ci perdonerai. E tu giura che te ne vai, così posso cucinare se non ti spiace. Preparo salmone candito. Che i santi ci proteggano, non ti meritiamo. Ah, Jesse, dimenticavo, in biblioteca c'è una persona che vuole parlarti. Pensavamo di allargare l'orto dietro l'abbazia. Il terreno non manca. Ultimamente c'è molta richiesta delle nostre erbe e delle tisane. Ho già chiesto e c'è qualche fratello interessato. Ora sarà meglio. Ciao. Dobbiamo stare attenti. Sì. Dovevo vederti, sai quello che è successo ieri? No, 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 aspetta. Dovremmo... Ecco, noi... Cosa? Dovremmo smetterla. Non lo so. Non lo so, veramente. So solo che... Che cosa? Cosa? Mi spiace, scusami. Ho qui qualcosa per te. Letture sui santi.
Santa Eudoria nel XII secolo si tagliò il dito. Si racconta che dopo essersi tagliata il dito lo seppellì in un campo dove germogliò in grano. Padre Dominic mi ha detto di aver trovato il libro in cucina dopo che Nell si era tagliata il dito. Bene, mia madre si è messa a imitare le sante, è magnifico. Se la tua mano destra ti è occasione di scandalo, tagliala e gettala via. E cosa mi dici di quei pochi pazzi che lo prendono alla lettera? Non è un discorso irresponsabile, secondo te? Gesù era irresponsabile. Questa mi giunge nuova. Sai, mi stavo giusto chiedendo, magari l'ha fatto davvero per espiare qualcosa. Espiare che cosa? Non so che cosa. Sono già in ritardo di 5 minuti. Anch'io devo andare. Posso tenerlo? Sì. Sarò al mio rifugio alle 2. I vermi proprio li detesto. Così hai ripreso a cucinare, grandioso. Già, nascondi le mannaie. Oh, Kate. Benny, vieni fuori. Sei innamorata di un monaco. E tu come lo sai? Li ha visti insieme su una barca. L'hai detto a Hugh? Brava, spesso l'onestà coincide con la stupidità. So cosa significa amare qualcuno che non dovresti amare perché sei sposata. Non puoi farci nulla. È come stare in mezzo all'oceano e gridare alle onde di fermarsi. A 40 anni mi sono innamorata di un uomo sposato. Un professore di passaggio all'università. E com'è andata? Ho deciso di amarlo senza, sai, l'amore fisico. È stata la sfida più dura che abbia affrontato. Io ho amato un uomo, tuo fratello Mike. Ma anch'io non ce l'ho fatta a non amarlo. Bambina. Davvero? Credo che anche lui fosse innamorato di te, Benny. Che cosa dici? Ci posso stare con quest'uomo? Tu devi stare con lui, adesso. E arriva il momento in cui il cuore ha il sopravvento e vince la battaglia. Devo scappare un'altra volta. Devi capire da sola cosa fare. Eh già. Sei venuta oggi? Lo so. Ti ho aspettato. Lo so e mi dispiace. Ecco, non voglio essere la sirena che ha portato il monaco alla perdizione. Ma è stato il monaco che ha peccato. Davvero? Sì. Sono sposata. Viviamo separati, ma sono sposata. E siete felici? Beh, noi non siamo infelici. Vedi, tutto quello che ti direi in questo momento sembrerebbe così ridicolo. No, un momento, aspetta, Jessie. Provaci. Non siamo cresciuti da soli. Al contrario, siamo cresciuti troppo insieme e dipendiamo molto l'uno dall'altro. Avevo tanto bisogno di restare da sola. Sai, penso a Hepzibah. Lei lo chiama viaggio. Dice che ho bisogno di viaggiare dentro me stessa. Qui noi la chiamiamo solitudine dell'essere. Mi sono innamorata di te. Se ci amiamo, tu sai bene che soffriremo noi. Saremo dannati e salvati, entrambi.
Lo so. Lo so. Come faceva la pipa a essere lì? Doveva essere in fondo all'oceano con la barca e con mio padre. Avevo sempre immaginato così l'ultima mattina della sua vita. Il tubo del carburante che perdeva, che picchiava la pipa sul parapetto. Un tizzone, 100 volte più piccolo di un muscerino, volava accanto al motore. Avevo sempre rivissuto la storia così. Non avrei potuto immaginarla diversamente. Invece non era stata la mia pipa a causare l'esplosione. Ero da biasimare. La mia storia era stata manipolata. La verità era un'altra. Fratello Thomas! Fratello Thomas, l'abate vuole vederti subito dopo nonna. Ci sarò. Bene. Adesso sapevo che la mia vita poteva ricominciare da capo. Sarei scesa negli abissi come una sirena. Sì? Avanti. Buongiorno, abate. Fratello Sebastian ha detto che... Ah, sì. Stavo pensando che ormai è ora di programmare la cerimonia per i voti solenni. Cosa ne dici della nascita di San Giovanni Battista il 24 giugno? O San Barnaba l'11? Naturalmente alla cerimonia puoi invitare chi vuoi. Hai ancora i genitori? Non lo so. Non sai se i tuoi genitori sono vivi? Ah, no, sì. Sì. Certo che lo so. Mia madre è viva. Quello che intendevo, reverendo padre, è che non so che fare a proposito dei voti solenni. Non sono ancora sicuro di volerli prendere. Stai leggendo ancora Dietrich Bonhoeffer? No, reverendo padre. Prego. Tu sei particolarmente sensibile al dubbio. Perché credi che abbia scelto per te il nome Thomas? Lui, alla fine, ha superato i suoi dubbi con la fede. Perché il nostro cuore non desidera altro che Dio. Credo sia meglio la natività di San Giovanni Battista. Mi scusi, reverendo padre, non posso fissare una data per ora. Allora è necessario un periodo di ritiro. Ci rimarrai finché non ritroverai la fede e arriverai a una decisione. Che il Signore sia con te. Ricordate?
ricordate quando Kat ha lasciato il go-kart sulla spiaggia e la marea l'ha portata via? L'ultima volta abbiamo avuto notizie dall'Inghilterra. Visto che mamma stava meglio, avevamo deciso di riprendere i picnic per sole donne. Torta di granchio? No. Mamma. Grazie. Kat l'ha fatta apposta per te. Sa che è la tua preferita. Col granchio. Col granchio. Col granchio. Granchio. Non si già. Parla con la bocca piena. Si chiama torta di granchio come nei ristoranti di lusso, anche se lì c'è di tutto tranne che i granchi veri. La vedevo allontanarsi, risucchiata dall'antica oscurità. Donna che aveva danzato accanto al fuoco e si era avvolta nelle alghe marine. Non ci eravamo mai rese conto che per lei acqua e fuoco significavano solamente tragedia e morte. Guardate qui. Mi spiace, dovevo farlo. Ho svegliato Shem alle 4 di mattina e poi ho chiamato Hugh. Sbrighiamoci. Vieni. Attenta. Ti aiuto io. Ecco. Ho cercato il dito, aspettandomi di trovarlo sul tagliere come la buccia di scarto delle verdure. Ma era sparito. Anche stavolta. Abbiamo raggiunto la terraferma per andare in ospedale. Mentre lei lottava contro la pazzia, io sono stata risucchiata altrove. Bisogna continuare con la cura. Stesse dosi, stesse ore. Non per altri. C'è Hugh. Buona fortuna. Ciao. Ciao. Cos'è successo? Beh, ero convinta che stesse meglio. Senti, so che può sembrare folle, ma ha letto la storia di una santa che si era tagliata un dito e che l'aveva sotterrato. Beh, ossessioni di questo tipo sono egodistoniche, impulsi vissuti come estranei, capisci? No, Hugh, è qualcosa che riguarda il perdono. Fratello Dominic le ha detto qualcosa a proposito del perdono. Interessante. Lo dico sempre, quasi per sminuire le tue parole, mi rendo conto. Sì? No, non importa. Non volevo che andasse in questo modo. Abbiamo sbagliato entrambi. Ho visto i cerotti sulle sue dita. Sapevo che aveva vangato di nuovo al giardino. Lo faceva sempre quando era turbato. Grazie di essere qui. Ah, sì? Mi fa piacere. Di niente. Che ne dici se chiamiamo di... Ok. Ho lasciato il telefono in auto. Thank you.
prime due settimane? Sì. Va bene, grazie. Si figuri. Ecco i documenti che devi firmare. Vuoi parlare con altri medici? Ok. Coraggio. Meglio farlo ora, non crede? Sì, certo. La nostra Nell è in ospedale. Si è mutilata ancora. Sua figlia Jessie è con lei. E anche il marito di Jessie, uno psichiatra, che le sarà indubbiamente di grande aiuto. Ora vorrei che dicessimo una preghiera per Nell. Ti avverto, non osare buttarlo via. Cosa? Il mio dito. Mamma, dove l'hai messo? È in una ciotola. In una ciotola? Dove? Mamma. Mamma. Oppure banjo. Banjo, non sai cos'è un banjo? Non ma è colpa casa, mia. Sai che ti dico? Inventami un bagno forse. No, no, non puoi giocare in questo modo. No, 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 no. D'accordo, va bene. Era troppo fallo difficile. Tu. Azzeriamo e riparti. Che cos'è quello? Me l'ha dato Dee, è il bracciale dell'amicizia. Probabilmente ha capito. Di solito li fa per i suoi amici che si lasciano. Me l'ha mandato per il compleanno. Il tuo compleanno. Buon compleanno. Cos'è? È da parte di un frate. Inabissandosi nell'oceano, Sedna va incontro al suo destino di spirito potente. Dea con la testa e il tronco di donna e la coda di pesce o di foca. Omelette al formaggio? È considerata dea del mare e degli abissi. Niente formaggio. Funghi. Ascolta. Omelette ai funghi? Dalle sue dita recise si generarono creature marine che popolarono le acque. È una divinità Inuit, non è una santa cattolica. Ma nella leggenda il padre le recise le dita e mia madre aveva messo un segno proprio qui, su questa pagina. Sì, è un libro della biblioteca. Oddio, credo volesse tagliarsi veramente tutte le dita. No. È pazzesco. Cosa c'è? Non è possibile! Non voglio vedere! Non voglio vedere! Ti va di uscire? Prendi la camera di Mike. Buonanotte. Notte. Hugh. Sì? Posso entrare? Sì.
carino. Sì. Come si chiama? Io posso spiegarti, sai. Ti prego. Non toccarmi. Per favore, lascia che ti spieghi. Non toccarmi, va via. Tesoro, così difficile da spiegare. Provaci. D'accordo. Va bene. Abbiamo parlato fino alle prime ore del mattino. Io e tuo padre. Ho cercato di spiegare i concetti di viaggio e di solitudine dell'essere a una diciottenne. Ma non le ho detto nulla di Whit. Voglio bene, mamma. Anch'io ti voglio bene, tesoro. Ho scritto un messaggio a Whit e Kat gliel'ha recapitato. Gli ho spiegato che sarei stata in ospedale accanto a mia madre e che quindi non ci saremmo visti per un po'. Non mi ha risposto. Avevo 18 anni quando è morto. La sua artrite era peggiorata e non riusciva a camminare e quando lo sollevavo guaiva. Non facevo che ripetermi che era solo un cane. Un terrier, per la precisione, ma ancora non riesco a dimenticare quanto soffrisse. Dottor Sullivan. Mi scusi. Oh, la prego, capisco che si è commosso. Mia madre aveva dato segni di miglioramento e così l'avevano dimessa dopo una settimana soltanto. Che bello! È il giorno di Santa Senara! Però è sempre emozionante. Viva Santa Senara! Viva! Su, entriamo. Fammi vedere la processione. Della sirena, voglio vedere. No, dobbiamo entrare subito. Tu sta qui e guarda la processione. Sì. Viva Santa Senara! Viva Santa Senara! E dove le prendo le bandierine? Andrà tutto bene, Nell. Ricorderemo il passato. Scusa, Jesse. Sono una donna ostinata che cerca di fare le cose giuste. Ciao, Shen. Jesse. Cerchiamo di aiutarti, tutto qui.
E se ricordare è l'unico modo per evitare che si suicidi, sediamoci e ricordiamo. Cosa volete fare? Così mi fate paura. Va tutto bene, Jessie, siediti. Cosa c'è? Se già non mi odi, poi lo farai. Non posso odiarti, mamma. Tuo padre era malato. Aveva la stessa malattia di suo padre, il morbo di Pick. Non esistevano cure. C'erano stati dei segnali, piccole cose, dimenticanze. Andava in collera, per nulla. I dottori ci dissero quello che sapevamo già. Va tutto bene. Tuo padre non voleva dimenticare i nomi dei figli. A volte si svegliava all'improvviso e gridava: mi spiace, piccola mia, mi spiace tanto. Joe, per favore non chiedermelo. Sarei pronta per correre l'intera isola in ginocchio se in questo modo Dio mi ascoltasse. Siamo qui per benedire queste barche. Ma per favore non chiedermi di farlo. Nell, Dio non ti punirà. Perché così facendo dispenserai tutta la sua amorevole misericordia. Così lo chiesi a fratello Dominic. La grazia e la pace di nostro Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Che ovviamente si rifiutò all'inizio, ma quando capì che era inevitabile. Che il Signore Onnipotente abbia pietà di te. Tuo padre riuscì a convincerlo. Voleva a tutti i costi lasciare questa vita, seduto sul posto più sacro dell'isola. Joe mi diceva che le sirene l'avrebbero protetto. Ti salvi nella sua bontà e ti sollevi. Ha voluto morire aggrappato a loro. Ci convocò sapendo che Nella avrebbe avuto bisogno di noi. Conoscevo una radice che l'avrebbe fatto morire dolcemente. Guarisci, o nostro Redentore, per la grazia dello Spirito Santo, le infermità di questo malato. Medica le sue ferite, perdona i suoi peccati. Quella notte venne da te, Jesse, e ti abbracciò così forte, e intanto non faceva che ripetere il tuo nome. In continuazione. Non era papà quello sulla barca, vero? Quella notte, dopo averlo adagiato sulla sua barca, manomisi il cavo della batteria e avviai il motore. Sapevo che la barca, urtando l'acqua increspata, avrebbe fatto muovere il cavo, provocando la scintilla. Sapeva che la sua morte sarebbe stata molto dura per te, ma disse che il suicidio sarebbe stato 1000 volte peggio. Non voleva che tu pensassi che ti avessi abbandonata. Doveva sembrare un incidente. E aveva il terrore di dimenticare i vostri nomi. In particolare il tuo, Jesse. Perché ti sei fatta del male, mamma? Volevo rimediare a quello che è successo, a quello che ho fatto.
Magari farlo rinascere. Sant'Eudoria ha piantato il suo dito ed è nato un fascio di grano. Volevo riportarlo in vita. Oh, mamma. Non so come fate a passare l'estate in quei saggi così pesanti. È solo un piccolo sacrificio. Per la gente è sempre più difficile fare sacrifici. Cerchi fratello Thomas? Sì, è così. Credo che sia in chiesa. Padre Dominic, ho saputo la storia di mio padre. L'ho fatto per Nell. I devoti a Santa Senara sono convinti che abbia dei poteri. Il potere di ispirare, di guarire, di ascoltare le preghiere. Alcuni sostengono che peschi, scusate il termine, i sentimenti più proibiti dell'interiorità. La sirena che era stata e che alberga ancora in lei deve restare nascosta. È difficile affrontare la nostra vera natura. Per questo veniamo in posti simili, per conoscere veramente noi stessi, nella speranza di accettarci per quello che siamo. Qui finisce il tour. Possa Santa Senara benedire i vostri giorni. Grazie della visita. Scattate pure delle foto, se volete. Ciao. Ciao. Ho deciso di lasciare l'ordine. Me ne vado anch'io. Beh, l'avevo detto che saremmo stati dannati e salvati entrambi. Per tutta la vita avevo cercato di completare me stessa con qualcun altro. Prima con mio padre, poi con Hugh, e infine con Wade. D'ora in poi non sarebbe stato più così. Hai finito di viaggiare? Sì. Puoi andare? Va bene. Tu abbi cura di Max, mi raccomando. Questo è per te, da parte nostra. Mamma. Oh, mamma. È un bel pensiero. Ti voglio bene. Ti voglio bene anch'io. A presto, ragazze. Vi voglio bene. Ciao, ciao, tesoro. A presto, Jessie. Buona fortuna.
sei tornata. Ho qui qualcosa per te. Se lo vuoi. Mi spiace così tanto. Mi spiace di averti ferito. Sono molto stanco. Non riuscivo a immaginare quanto sarebbe stato difficile per Yuga riaccettarmi, perdonarmi. Sapevo che non ci sarebbero stati gesti plateali, ma piccoli frammenti. Frammenti d'amore. Ogni giorno calpestiamo terreni sconosciuti. Ciao. Ciao. Hai voglia di sushi? Gli ho raccontato che sono state le sirene a riportarmi a casa. Non sono sicura che mi capisca. Ma io so che è la verità.